Ma quando nasce questa passione e perché nasce, se c'è un perché, della maratona, dottore? Dunque, la passione è più che nata è ritornata un paio di anni fa sulla scia di una figlia che fa le ultramaratone in montagna, i famosi trail, e andando dietro a lei mi è ripresa un po' la voglia di fare qualche corsetta anche a me, poi ho partecipato a queste corse che ci sono in provincia, una dietro l'altra, la cosa mi è piaciuta, da grande soddisfazione, ho avuto la fortuna di poter così calare anche abbastanza di peso e di trovare un miglior equilibrio psicofisico, e poi avevo questo sogno di tantissimi anni fa, quando mi trovai a New York, addirittura in viaggio di nozze, e vidi una delle prime edizioni della Maratona di New York. Era un'immagine fantastica, un'emozione fortissima. Mi dissi fra me e me che un giorno l'avrei fatta, ma pensavo che non avrei mantenuto fede a questa promessa fattami. Invece, stasera partiamo, vediamo domenica se riusciamo ad arrivare in fondo. Il tempo che si è preposto il dottor Polci in questa maratona? Ah no, no, qui siamo a livelli amatoriali, niente di che, una cosa proprio con la felicità di arrivare in fondo. Ho fatto un test l'anno scorso a Pisa, chiudendo all'incirca in 4 ore e mezzo. Mi dicono chi c'è stato che New York è un po' più impegnativa perché ha tutti quei punti da superare, quindi mi accontenterei dello stesso tempo, che è nettamente più alto di ciò che fanno anche buoni dilettanti che la concludono all'incirca in 3 ore.